Montenegro ha incontrato a Livigno il campione dei pedali Damiano Cunego che si prepara per la sua prossima sfida Made in Italy. Damiano Cunego a Livigno, una permanenza breve o qua da tanto tempo? Allora, io qui a Livigno praticamente ho fatto due conti poco fa, sono qui dal 12, quindi siamo al 25, ci rimarrò fino all'1 settembre, quindi sono più di 20 giorni. Qui va bene perché è un posto in altura e per gli sportivi va bene allenarsi e prepararsi per le corse in posti come questo. A Livigno mi piace in genere perché comunque è già tanti anni che vengo, lo conosco, conosco molte persone e tutti i ciclisti vengono qui. Sei un cliente affezionato, per così dire. Eh sì, io la prima volta sono venuto nel 2001, quindi è già un po' di tempo fa. Niente, spero di venirci per tanti anni, finché correrò in bici sicuramente verrò. Poi ovviamente potrei venirci con la famiglia, ma non più da sportivo, ma in vacanza. Reduce del Giro d'Italia alla sua 11ª presenza, Cunego ha corso la guida del suo team. Quest'anno stava andando veramente molto bene, nel senso che la maglia di leader dei Gran Premi della Montagna, la maglia blu per intendersi, quella che la indossa il miglior scalatore, la stavo vincendo fino a 2 giorni dalla fine. Poi purtroppo ho trovato degli avversari un po' più bravi di me, e quindi l'ho perso gli ultimi giorni. Comunque ho dato molta visibilità alla mia squadra, alla Nippo Vinifantini. Oggigiorno conta anche quello, ho fatto innumerevoli piazzamenti in altre gare, io sono abbastanza soddisfatto. Dal 2015 nel team di ciclismo su strada Nippo Vinifantini. In questo team è da più o meno un anno, come ti trovi? Trovo bene perché anche quando mi hanno proposto, mi hanno dato l'input di venire in questa squadra, mi hanno preso innanzitutto per la mia esperienza, per le vittorie fatte, insomma, un po' come leader per questa squadra, ma anche portare la mia esperienza a dei ragazzi giovani, perché questa squadra sostanzialmente è composta per lo più da ragazzi giovani appena passati dal dilettantismo, e quindi figure come potrei essere io o anche altri compagni esperti come Daniele Colli, ecco, possiamo insegnare loro molte cose in gara e anche fuori gara, ovviamente essendo un po' più grandi di loro. Nel piccolo Tibet per svolgere la preparazione atletica in vista delle prossime gare. Sono rimasto tutti questi giorni a Livigno per preparare, le corse che andremo a fare a settembre. A settembre in Italia ci sono molte gare di un giorno, cito alcune, tipo il Giro di Lombardia, il Giro dell'Emilia, la Milano-Torino, Trevali Varesine, tutte classiche importanti dove in passato ho fatto bene, ho vinto e quest'anno ci terrei ancora a far bene. Come ti senti? Sei in forma? Sento in forma perché comunque sto lavorando, faccio le mie sedute d'allenamento bene, se mentalmente sono tranquillo, tutto bene, poi in questi giorni mi ha raggiunto anche la mia famiglia, quindi sono maggiormente contento perché vedo anche loro.